Grazie.
Cervellini, slalom di San Batello, prima volta in assoluto su questo tracciato. Sì, sì, ti vediamo un pochino stanco, un po' provato. Sembra che l'ho fatta a piedi. Bene, com'è questo tracciato prima cosa? Il tracciato è molto bello come disegno di tracciato, come fondo un po' meno. C'è qualcosa da migliorare, già lo sappiamo. Sì, bene. Con un manto nuovo, un manto uniforme, potrebbe essere una gara di un'altra validità. Assolutamente sì. Bene, allora, ti sei posizionato in un'ottima posizione, però hai pagato lo scotto del noviziato della prima volta. Sì, sì, la prima volta qui a San Batello e anche la seconda volta sulla macchina che è stata presa. Che non è una Radical, eccola qua, facciamo vedere, che non è una macchina semplice. Sì, sì, infatti la prima marcia, per dire la verità, era un po' scoraggiato. Bene, vuoi salutare qualcuno, ringraziare qualcuno? Saluto tutti. Tutti quelli che ti conosco. Tutti quelli che mi conosco. Grazie Giuseppe. Grazie a te. Bene, se la scomparsa di Lillo fa ancora male, ma è datata ormai un anno fa, ce n'è stata una molto più recente che ha colpito il mondo del motorsport meridionale nei giorni scorsi. E, diciamo che è difficile anche per me parlarne, comunque Saromiano, come tutti sapete, se n'è andato dopo una lunga malattia, una lunga battaglia, che ha affrontato con incredibile coraggio, incredibile signorilità, incredibile dignità. E abbiamo pensato a questo trofeo, a lui intitolato, per insomma tributare il pilota siciliano più veloce di giornata. A Giuseppe Bellini il trofeo dedicato a Rosario Miano. Giuseppe, un significato speciale tu hai avuto per tanto tempo, la 126 che Rosario portò al top, poi l'hai restituita a Rosario prima che insomma purtroppo finisse la sua esistenza. Mi emoziona ricevere questo premio, sono sicuro che Saro è contento, è stato uno dei miei maestri, ricordo le telefonate quando ero con la 126, devi fare così, devi fare, un padre per me. E ricordarlo oggi è importante, farei un applauso io a Saro. Assolutamente sì, è davvero difficile, davvero difficile. Andiamo alla classe 1004 in attesa di conoscere poi l'assoluta. Secondo agli scacchi il numero 2, Rosario Corsaro. Rosario, dove sei? Eccolo qui, bravo Rosario, bravo. Bravo davvero, eri bravo con gli scooter, sei bravo anche in macchina. Un applauso al nostro Rosario. Vince la classe 1004 Giuseppe Bellini. Un applauso per loro. Consegna della coppa da parte. Bene, grazie, siamo alla classifica più succosa, più importante, più prestigiosa, quella che va a sancire la top 10 di giornata, la classifica assoluta, decimo, finale, il numero 21, Giovanni Priolo. Non ho classificato il numero 11, Eugenio Catizzone. Ottava piazza assoluta per la numero 31, Angelica Giamboi. Posto 7 assoluto per il numero 29, Alfredo Giamboi. Sesta piazza assoluta per il numero 6, il numero 37, Agostino Fallara. Quinto agli scacchi, il numero 6, Infortuna Francesco. È a casa. Quarto assoluto, il numero 1, Giuseppe Bellini. Andiamo al podio assoluto, podio basso di giornata per il numero 4, Gaetano Piria.
podio di mezzo, quindi seconda posizione assoluta di gara per il numero 7, Carmelo Scaramozzino. E una lotta davvero senza quartiere, devo dire, prima di consegnare la Coppa del Vincitore, che Gaetano Piria ha dato fondo davvero al suo reportero velocistico, si è complimentato con Carmelo e con Gaetano. Gaetano e Carmelo, che sono stati divisi da pochi decimi, hanno veramente infiammato questa dodicesima edizione dello slalom fra Gallica e Sabatello. È difficile individuare meriti maggiori o inferiori quando il distacco è così ridotto. C'è sempre un vincitore, un secondo e un terzo, ma devo dire che il podio assoluto di questo slalom di Sabatello è rappresentato da due generazioni di grandi piloti locali: Gaetano Piria, Carmelo Scaramozzino, e oggi vincitore di giornata del dodicesimo trofeo di Sabatello, valido per la Coppa Italia di zona e per il Challenge Calabria, il numero 3, Gaetano Rechichi. Più anni di gare Carmelo e Gaetano di quanti anni di vita ne abbia Gaetano, ma è bello vedere che ci sia una continuità agonistica a così alta quota. Un applauso a tutti voi. Grazie davvero ai nostri 10, ha consegnato Don Rocco Morabito, straordinario, offerto dagli amici il premio che Rocco Morabito, Tanino Paladino, Mimmo Giustra, Lillo Perrone, chi altro c'è? Bruno Aloi e Piero Cosoleto, quindi una speciale platea, sei grandi personaggi del motorsport che offrono la coppa del vincitore assoluto di giornata.